Signori, bentornati in un nuovo episodio di Ark. Ragazzuoli, io vi chiedo almeno due mi piace per questo video, solo per la volontà, per quello che andremo a fare. Nell'ultima puntata abbiamo preso il T-Rex, il Brontosauri e aggiustato casa. Bene, io in vostra assenza ho fatto un miliardo di cose, però oggi ne dobbiamo fare una che è la più importante. Intanto, guardate, ho aggiunto qualche altra mod di costruzione, che sarebbe quest'albero qui, che ti permette appunto di costruire tipo siepi, recinti migliori, piante, decorazioni, fontane, luci, anche se non fanno un granché di luce, come potete vedere sono piccole luci, però esteticamente fantastiche. Addirittura queste finestre così, anche se non sono il top dell'estetica. Ho sistemato casa mia, come vedete il mio ptenarodonte a livello 160, ma è un caso proprio raro. Poi ho preso uno stegosauro, un altro parasauro, ma come vedete i livelli di questa mappa fanno cagare. Ed è proprio per questo, oddio, un uovo, mi è cagato un uovo. Qua ho costruito pure un bel gazebo, ho catturato un branco di iene, anzi loro tutte più o meno livello forte, vedete, tutte sopra il 100. Ci sta, ho messo qua due luci, guardate quanto è figo esteticamente. Questo piccolo gazebo, le luci gliele ho aggiunte io, il gazebo l'ho usato come, diciamo, piccolo riparo per gli animali. Casa mia più o meno è sempre uguale, se non con qualche decorazione in più come questi recinti, qua una botola per salire in cima al tetto e poter accedere all'ptenarodonte. Non è male come l'ho fatta, avevo costruito il fabbricatore, ho messo una piccola statuetta qui, finestra in vetro meglio di quelle di prima. Il resto è decorato così. In vostra assenza ho fatto io pure l'armatura di pelliccia, perché ho raccolto tanto di quel ferro, come vedete qui. Solo che adesso facciamo una missione molto più importante di tutte quelle che abbiamo fatto finora. Allora, questa mappa, raga, a parte che l'ho già giocata, ma non c'è nulla. I livelli non si aumentano. Calcolate che io ho pure messo difficoltà massima. E quindi, cioè, capite bene che con la difficoltà massima praticamente gli animali dovrebbero spawnare dal livello 150 in poi, no? Perché tutti gli animali che trovo sono una merda. Mi sono preso 20.000 chest qua con la speranza di trovare una balestra migliore, qualcosa di migliore, ma niente, ho trovato soltanto selle che per carità fanno comodo, ma ho trovato solo selle di animali che non ho. Quindi la missione di oggi è quella. Io ho già posato in quell'obelisco lì nella neve il Bronto e il T-Rex e tutte le cose più importanti. Ovviamente alcuni materiali rimarranno qui, ma tanto questa mappa non sarà eliminata, rimarrà così. Questi animali li lascerò qui perché non sono granché e li possiamo recuperare facilmente anche in altre mappe. Quindi il piano è andare lì, prendere l'obelisco, caricare tutto il mio personaggio e trasferirci in un nuovo mondo. Ah, vi ricordo che io nell'obelisco ho due viverne, una di elettrica che è di Zexon e una di fuoco che è la mia. Non so se prendo quella di fuoco, perché sarebbe un pochino sbroccata come roba. Nel caso ci rompiamo i coglioni la prenderò, però per adesso, dato che la mappa su cui voglio andare è Ragnarok e lì le viverne si possono trovare comunque, quindi in caso ce la recuperiamo onestamente. Per adesso dobbiamo essere velocissimi perché io sto morendo e devo andare subito all'obelisco, caricare l'animale, posare tutto. Praticamente per cambiare mappa si va in questi obelischi qui. Qua c'è roba, carne marcia. Come mai c'è questa roba qua? Ok, le creature sono qui. Gli oggetti ce li ho qui. Ok, togliamoci la sella. Mettiamo un punto alla velocità. Ok, Artemio Locusto l'abbiamo caricato. Questo è il nostro personaggio. Adesso, perfetto, adesso che siamo al menu principale, noi possiamo prendere un'altra mappa. Per esempio, io vorrei fare o Lost Island oppure Ragnarok. Ho aggiunto tra l'altro altre due mod che non so ancora che cosa fanno, sempre della Ecos, che sono quindi decorazioni, mentre quella che avete visto più o meno a casa mia, siepe, recinti e così, fanno parte dell'Ecos Garden, che quindi sono tutte decorazioni per esterno. Adesso quando si crea il mondo non dobbiamo fare altro che caricare il nostro Artemio Locusto. E qua arriva il difficile, perché adesso noi, per recuperare le nostre cose, dobbiamo cercare di raggiungere l'obelisco blu, che spero che ce l'abbiamo almeno più vicino, perché non so dove sono spawnato. È lì che devo andare, quindi vediamo se trovo un passaggio. Dovremmo andare di qui. Cambiando mappa, sì, è vero che ci facilita la vita, ma è vero anche che adesso i livelli dei dinosauri sono 150. Anche un dilofosauro può darci problemi in questo momento. Però arrivato lì, abbiamo il mio T-Rex e il Brontosauro per trovare bacche.
Solo che sono nella neve, è un po' un casino lì andarmene poi. A meno che prendo la viverna. Il brontosauro mi serve perché tutte le cose che ho le terrò su di lui tipo zaino. Devo attraversare, speriamo che non c'è nulla qui. Guarda quanto è bello questo fiume, oh. Tipo lì c'è un triceratopo, adesso sono curioso di vedere che livello è quel triceratopo. Devo solo capire come posso arrivare all'obelisco. Ah, Dio. Forse mi devo fare un primo set così iniziale, giusto per non morire malissimo. Creiamo una torcia, un'ascia. E se ci riusciamo, ci creiamo pure parte di armatura. Così almeno, seppur poco, siamo un po' coperti dalle temperature fredde che troveremo là sopra. Ok, ragazzi, siamo attrezzati. Abbiamo lancia, armatura, falò per fare delle soste sulla neve. Siamo a posto. Devo solo vedere se da qui posso scalare. Cosa che mi sembra molto impossibile. Ma cagà. Vediamo da questo lato. Quanti gradi ci sono? Ci sono 21 gradi. Quindi in questo momento si sta da Dio. Una pecorina, che detta così. Livello 145. Però no, non mangia bacche. Guarda quanto è bella. La pecora sarebbe figa da prendere. Ma porca puttana. Raga, mi sono cagato, dai, ma che due coglioni. Facciamo una roba per evitare. Eh sì, però dai. Oddio, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Meno male che il mio personaggio gli aumento i danni. Ok, ragazzi, ci risiamo. Ho messo l'impostazione che in teoria dovrebbe aumentare la difficoltà. E mi volevo creare quattro bole. Ce le creiamo per sicurezza. Tra l'altro io devo mangiare. Madonna. Bisogna vedere adesso la difficoltà. Cos'è? Una pietra a forma di minchia. Saliamo da qui, che mi sembra più sicuro. Man mano stiamo raggiungendo la cima. Ok, l'obelisco è lì. Porca puttana, c'è un carno. Qui sono cazzi, se ci vede. Altro che raptor. Devo trovare il modo di salire, ma qua è un po' un casino. In qualche modo ce la stiamo facendo? È un casino, raga. Poi se incontriamo un branco di lupi. Piano, piano. No, 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 no. Vabbè, ok. Piano, piano. Scendiamo, magari andiamo da... No, ma è impossibile. Se andiamo da un'altra parte non va bene. Allunghiamo troppo. Se andiamo da qui con un po' di culo. Però se poi mi chiudo è un casino. Di qui invece... Una mezza via la vedo. E niente, raga, devo trovare un altro ingresso. Ok, ho dovuto fare il giro. Porca puttana. Ho dovuto fare tutto il giro della montagna. Personaggio ha sempre fame. Io non vedo loro. E loro non vedono me. Aspetta, ma io ho gli alberi davanti. Madonna. Siamo proprio sotto l'obelisco. In teoria devo passare da qui. Forse si sale. Eh sì, ora arriva il cibo. Un attimo di pazienza. Ah, Dio mio, che situazione. Il problema è che mangio e ho di nuovo fame, cioè in tempo record. L'unica cosa che posso fare è lasciare qui tutto com'è e io devo provare. Minchia, ora ho pure sete, ma veramente scassi la minchia. Ok, dovremmo essere sul sentiero, raga. Porca puttana, c'ho pure sete. Dai. Dimmi che non ci sono animali. Ci siamo. Siamo qui, raga, ce l'abbiamo fatta. A primo colpo. Ce l'abbiamo fatta. Allora, adesso qui, prima cosa che dovremmo andare è su... Merda, non ho più un cazzo, solo l'animale. Raga, sono costretto a fare una roba. Vi presento la mia viverna, ma serve lei. Non avendo le selle, l'unico animale che possiamo cavalcare. E per conquistare quest'isola ci vuole per adesso un animale forte. E poi ci può pure permettere... Di andare a riprendere gli altri animali. Guarda lì, c'è un castello. Allora, adesso che abbiamo gli animali, dobbiamo semplicemente... vaffanculo. Adesso che abbiamo gli animali, dobbiamo soltanto vedere... Sì, ma io non capisco perché non ho... Cioè, io ho posato le robe e sono scomparso. Senti, dammi della carne cotta e io ti cucino, vaffanculo. Non me lo dire che mi abbandoni qua, non me lo dire. E in più io tra un po' svengo dalla fame. Dai, ti prego, porca puttana, devi venire. Ok, mi sento molto più sicuro sopra la viverna. Dobbiamo trovare un punto dove... Oh, ma ho sempre fame, porca... Che due coglioni, a 3 ore che mangio. Mangio ogni forma di bacca. Allora, dobbiamo trovare quindi un punto che sia comodo per noi. Avere ghiacciai accanto già potrebbe essere una forma di risorse. Quell'isola lì mi sembra molto interessante.
Dobbiamo accamparci in un punto dove comunque ci sia del ferro, ci siano delle risorse vicine, in modo da non fare poi chilometri per procurarsi qualcosa. Allora, questa viverna qui, raga, l'ho presa io su Ragnarok. L'ho presa in una mia partita. Nell'obelisco azzurro ce n'è un'elettrica che è di Zexon e questa qui era la mia. Non lo so, penso che sarebbe una bella conquista avere una viverna così. Allora, il problema è semplicemente dove accamparci. Non mi piace. Guardate invece sta zona qua con questa super mega cascata. Qua vicino nei dintorni possiamo pure mettere tipo l'estrattore di linfa, roba così. No, non si può entrare dalla cascata. Ma e invece? Attenzione. No, qua mi piace. E qua cosa c'è qua dentro? La morte con gli occhi? C'è uno che si accampa qua, solo che non mi piace accamparmi qua perché è come un po' da cavernicolo, no? Però fare una piccola scorta di risorse qui per poi costruire sopra non è male. Non è malvagia come zona questa, eh? Teniamola in considerazione. E qua è pianeggiante, tra l'altro. Quindi uno quasi ci può accampare. Bisogna vedere soltanto se abbiamo risorse come ferro, roba del genere vicino. E la pietra, gli alberi, così ci sono ovunque. Bisogna trovare una zona ricca di materiali come ferro. Almeno il ferro, capito? Che poi tu ti fai un piccolo viaggetto solo per i cristalli e l'ossidiana ci può anche stare, ma almeno il ferro ci vuole, perché il ferro è quello che ti fa fare i proiettili, ti fa fare, cioè tutto si gira intorno al ferro. Qua trovare tipo una balestra ascendente, ma vai a cagare, mi ero cagato, ho detto dai, guarda, la pistolozza della vita. Non va bene, ci vuole una zona migliore. Ok, di qui penso ritorniamo all'obelisco blu. Sì, dovrebbe essere l'obelisco blu, siamo dall'altro lato. Ma guarda qui! Wow, ma che cazzo è sta roba? Ma io qui mi accampo, abbiamo pure già il ponte, il castello. No, vabbè raga, aspetta, aspetta, qua c'è l'idea della vita. Se mi libero qua il castello... Minchia, ragazzi, se mi libero il castello è fatta. Non è male qui. Ci accampiamo qui, ragazzi, sul castello. Ma vai a cagare, non mi dà mai niente. Io direi che per questo episodio noi ci salutiamo qui. Io proverò a fare un piccolo accampamento qua per l'inizio. E noi ci vediamo nel prossimo episodio con Ark. Ciao, belle mie.